Giuseppe De Masi. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce. Io ho paura quando cammino da sola per strada. Non voglio più avere paura di camminare da sola per strada. Non è solo lo stupro, non è solo il femminicidio e la violenza, ma è tutto quello che viene prima. Ciao Roma! 107 donne uccise dall'inizio dell'anno. La piazza le ricorda e fa rumore per dire basta ad ogni forma di violenza di genere. Quest'anno ho sentito forte l'esigenza di venire in piazza, di portare mia figlia e mio marito anche. Voglio che lei viva in un mondo, nel mondo che sogniamo e non nel mondo che c'è. Tutti insieme famo paura! 500.000 persone, un corteo colorato fatto di donne, famiglie e tanti uomini come mai prima di oggi. Siamo responsabili anche nella vita quotidiana, quando vediamo atti di sessismo non diciamo niente, tra amici, tra colleghi, e quella è la nostra colpa. Questo è un movimento che non esclude, un movimento che coinvolge, però ci dobbiamo schierare, dobbiamo stare al fianco delle donne. Agitano i mazzi di chiavi per simboleggiare che molto spesso chi uccide ha libero accesso alla casa della vittima. Insieme sono partite, insieme torneremo, non una di meno. Capitano uomini, soprattutto se giri la sera in zone come Termini, che ti seguono, prendono l'autobus con te finché non trovi un modo per depistarli. Le violenze degli uomini, le donne le soffrono quotidianamente, che sia in giro, che sia nella loro casa, ma ci sono sempre e ovunque. È stato chiesto alle scuole di fare un minuto di silenzio, personalmente da insegnante ho chiesto di fare rumore per far sentire che c'è bisogno di cambiare. Sono un'ex compagna di liceo di Giulia Cecchettin. Era una ragazza molto molto buona, io me la ricordo proprio per la sua dolcezza. Giulia Cecchettin vive in questa piazza. Siete state bravissime a fare il filmato perché avete colto. Grazie. Proprio l'essenza.